Buonasera e benvenuti a una nuova puntata del Salotto della Diva, chicca della puntata! Direttamente da Sanremo, Ilenia De Sena, presentatrice di Real Time, Serena Rigacci, seconda classificata X Factor Ungheria e Marco Cucchelli, cantante, direttamente da Sanremo che ci diranno le loro impressioni. Partiamo da Serena, ciao Serena, intanto ben trovata. Volevo sapere la tua impressione sia dal punto di vista musicale ma anche, perché no, dal punto di vista scenico di Sanremo 2021. Sì, allora sicuramente è bello perché Sanremo è un festival della canzone, quindi si tratta di canzoni e ogni canzone è bella perché è diversa. Però ovviamente ci sono le canzoni che sono piaciute un po' di più e le canzoni che sono piaciute un po' di meno, quindi un po' soggettiva come cosa, però non il solito Sanremo, ma comunque la musica non si ferma mai, come scritto fuori dal festival, insomma dall'Ariston. Esatto, adesso Mark, voglio sentire anche te su questo festival e cosa ne pensi. Io musicalmente parlando l'ho apprezzato molto di più rispetto all'anno scorso, ho trovato canzoni molto più interessanti anche a livello di arrangiamento e che possono tranquillamente competere anche con paesi esteri per i tempi attuali che stanno correndo, per l'evoluzione che sta avendo la musica. Poi ho notato la cosa che mi ha colpito di più è stato non tanto l'outfit dei vari artisti, ma tanto quanto l'energia che c'era sul palco, perché almeno per quello che ho capito io c'era proprio questo sfogo che il 2020 ha represso per tutta l'energia accumulata, per tutta la voglia che c'era di fare concerti, perché ovviamente i big hanno avuto tra virgolette più possibilità di tantissimi altri, però si vedeva proprio che c'era questo sfogo anche di frustrazione, c'era proprio questa energia che si voleva vedere, si voleva trasmettere. Quindi nonostante tutto l'ho trovato un Sanremo molto interessante e mi è piaciuto. Non saremo però fatto di tante restrizioni, quindi non si è vissuto con il pubblico, si è vissuti facendo tamponi ogni 72 ore, quindi molto particolare per questo. Andiamo invece sui vincitori di Sanremo, che sono i Maneskin. Vittoria giusta, non giusta, vi aspettavate loro o non vi aspettavate loro? Allora, vai Mark, vai tu. Allora, io personalmente parlando, il brano che mi ha conquistato di più è stato quello di Rama, però i Maneskin hanno avuto una vittoria non meritata di più, hanno avuto un brano assolutamente eccellente per poterlo considerare il vincitore di questo festival. L'energia che hanno messo sul palco, comunque il loro modo di esibirsi, le loro performance, non hanno avuto assolutamente nulla da ridire, almeno comunque secondo il mio punto di vista, quindi è stata una vittoria eccellente e sono molto contento per loro e mi congratulo. Serena, invece tu cosa ne pensi dei Maneskin? Allora, come per l'appunto ha detto prima Mark, insomma, ognuno pensa avesse il suo preferito. Io non ho avuto mai un solo unico preferito, perché? Perché ho avuto sempre, diciamo, questo quartetto barra trietto, diciamo, come si chiama, trio, insomma. Ho avuto, sin dall'inizio sono stata molto colpita da Annalisa, Noemi, Arisa, e poi comunque in alcune interviste poi ho provato anche a accennare i Maneskin. Quindi comunque erano molto, secondo me, sottovalutati nelle prime serate, perché non sono mai riusciti comunque a giudicarsi il podio. E quindi è stata una cosa molto, tra virgolette, inaspettata, ma non del tutto, perché comunque sono dei ragazzi fortissimi. Come dice nella sua canzone, Damiano ha solo 20 anni, quindi complimenti, 20 anni, essere riuscito a vincere il Festival di Sanremo, che dai sanremesi comunque penso non fosse scontato che una canzone rock potesse riuscire quest'anno a vincerlo, proprio perché comunque Sanremo è la musica leggera, secondo ciò che dicono i sanremesi. Molte persone hanno reagito così a Sanremo. Però io sono molto contenta invece di questa vincita, soprattutto perché sono dei ragazzi giovani, si vede che amano quello che fanno, si divertono sul palco, ed è ciò che conta di più di ogni altra cosa quando te ti esibisci, perché arriva alle persone. E soprattutto sono molto curiosa di ciò che faranno poi all'Eurovision, perché la canzone sarà quella, ma secondo me te la dovranno molto giocare sulla loro presenza scenica, che non manca assolutamente. Bene, allora grazie Serena Rigacci, Marco Cucchelli. Quindi un saluto a tutti gli amici della trasmissione Il Salotto della Diva, qui da Sanremo è tutto. Ciao! Ciao a tutti! Ciao. Grazie ancora Ilenia De Sena, Serena Rigacci, Marco Cucchelli e andiamo avanti col nostro ospite di oggi, Paolo Mengoli. Ciao Paolo! Serena, sono qua! Io voglio stare con te per sempre! Io voglio stare con te per sempre! Ovviamente bellissima apertura, Io voglio stare con te è il brano che Paolo ci presenta
qua a questa trasmissione. Allora dai, rompiamo subito il ghiaccio, parlaci un po' di questo brano scritto a quattro mani, quindi tu e Luigi Mosello. Questa è una storia vera proprio, perché 2 anni fa, il progetto è nato l'anno scorso, ma io l'estate prima, dopo un concerto fatto in provincia di Bologna, per un istituto Ramazzini, per solidarietà, perché loro si battono per la ricerca sui tumori solidi, dietro di qui vennero a trovarmi dei ragazzi, delle ragazze, accompagnate da una mia, da un paio di amici, per salutarmi, ecco. Allora, parlando del più del meno, io dissi: bene, come va? Tutto bene, tutto a posto, sì, complimenti vari, così, solite cose. E vedevo sempre che c'era una donna sui 40 anni, una signora, una ragazza, si può dire, che era sempre in silenzio, non sorrideva solo e basta, annuiva con la testa. Allora io a questa mia dico: beh, cosa è successo? È la tua amica, anche lei? Ma sì, la dico, beh, perché? Ma ridi un po', dico, dai, sorridi, porca miseria, ridi. Sì, raccontagli, raccontagli, ha detto la mia amica a questa donna. Allora lei fa: stasera, sì, ho voglia di ridere, ma stasera ho anche sentito come tu trasmetti amore alla gente che ti vede vedere, e l'hai trasmesso anche a me. Ciò che non ho io purtroppo, perché io sto tentando di uscire da una situazione molto critica, di violenza, di percosse, di vessazioni, di cercare di togliermi la dignità da questo uomo che credevo mi amasse, e invece alla distanza si è dimostrato che non mi amava per nulla. E quindi io, sai, stasera però vedendoti cantare queste canzoni d'amore, vedendo che questa canzone che hai dedicato con il cuore a tuo padre, mi è tornata la voglia di innamorarmi. Allora io ho detto: ma guarda che non siamo mica tutti uguali noi uomini. Fa sì, però sai, ci sarebbe bisogno che quest'uomo sapesse aspettarmi, mi aiutasse a uscire da questo periodo, mi dimostrasse che la sua pazienza va oltre ogni limite, perché non è facile mettersi insieme a una donna che ha subito violenza. E dico: sono d'accordo con te, dico, guarda. E gli disse: ma sai che ci scrivo una canzone? E davvero, ma adesso ci penso. Poi la notte, pensandoci così, mettendo giù quelle frasi che lei mi aveva detto e quello che gli avevo detto io, ho mandato un WhatsApp a Luigi Mosello, dico: senti, queste frasi qua riusciamo a metterle su una musica? Eh? E lui fa: sì, c'ho un pezzo, c'ho una canzone che devo ancora finire, adesso te la mando, se ti viene un'idea anche della musica, la finiamo. Ed è nata Io voglio stare con te, contro la violenza sulle donne. Un testo molto bello. Quando si ascolta questa canzone, Caterina, bisognerebbe ascoltare veramente il testo con grande intensità, con grande attenzione, perché io adesso te le leggo queste frasi, cioè non voglio starti vicino troppo perché so che hai ancora tanta paura per una voce, sai, le urla in casa e di amare di nuovo. Poi altre frasi: se vuoi parlare, sai che ci sono, puoi farlo quando vuoi e devi sapere che non siamo tutti uguali. E insomma, queste sono un po' le parole che ci siamo detti quella sera lì. Non voglio starti vicino troppo, hai ancora tanta paura di una voce anche di amare ancora. Starò in silenzio se questo vuoi, so che ti può fare bene e lasciati guardare mentre dormi. Ti cullerò con gli occhi dentro ai tuoi, ti aspetterò quando lo vorrai. Io voglio stare con te per sempre, a costo di lottare, a costo di graffiare il mondo. Io voglio stare con te davvero, per dare al tuo sorriso un'aria tutta nuova. Se vuoi
vuoi parlare, sai che ci sono. Puoi farlo quando lo vuoi. Devi sapere che non siamo tutti uguali. Apri le porte a questo nuovo amore, dammi la chiave, l'atterro dentro il cuore. Io voglio stare con te per sempre. Aprirti a me, ti do tutto il tempo che vorrai, fidati e la vita ti darà ragione, fidati andremo in alto noi. Io voglio stare con te per sé, di lottare a costo di graffiare il mondo. Io voglio stare con te davvero, per dare al tuo sorriso una via tutta nuova per sempre. Faccio i complimenti per la tematica, perché è una tematica molto attuale, però è un inno anche alla speranza che esistono anche uomini che apprezzano il genere femminile e dei veri uomini, perché gli altri non vale neanche la pena di chiamarli uomini. Posso dirti, sì, una cosa al volo? Dimmi. Guarda, questa canzone qua avrebbe bisogno di spazi importanti come i tuoi, però chiaramente bisognerebbe farne tanti. Se questa canzone fosse stata presentata al Festival di Sanremo, probabilmente, visto le scarpette rosse che Bella Bertè ha messo sul palco, forse sentire un uomo che dava contro a degli altri uomini, probabilmente si sarebbe mosso qualche cosa, qualche piccola cosina sarebbe entrata nella testa di queste persone. Sono sempre le donne che, purtroppo, anche le cantanti, che parlano di loro stesse, di quello che subiscono. Ma deve essere un uomo che dà contro loro, deve essere un uomo che deve dire a questi vigliacchi che sono capaci solo di fare i forti con i deboli. Ma se trovano qualcuno più forte di loro, diventano dei mostriciattoli piccoli, 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 da schiacciare. Tra l'altro, citavi Sanremo, devo dire che questa canzone poteva benissimo stare al Festival di Sanremo, perché passa dal pop alle sonorità più rock nell'inciso, e ti devo fare i complimenti perché è una canzone che mi piace tantissimo. Quindi invito anche tutti coloro che ci stanno ascoltando e che hanno ascoltato la canzone tramite la clip di continuare a seguire Paolo Mengoli, perché questa canzone secondo me se ne sentirà parlare, perché potrebbe davvero diventare il simbolo contro la violenza sulle donne. Tra l'altro, Paolo, sei l'uomo dal multiforme ingegno, come direbbe qualcuno di più elevato, anche perché hai fatto tutto, hai fatto Sanremo, hai fatto il Cantagiro, hai fatto l'opinionista all'Italia sul Due Fatti Vostri, Domenica Ine, I Migliori Anni e chi più ne ha più ne metta, ma addirittura ultimamente, recentemente, lo scorso anno, e poi ci parlerai anche di quest'anno, hai ricevuto un premio importantissimo lo scorso anno, ce ne vuoi parlare? Ma mi fa piacere parlarne, perché, e ti ringrazio di questa domanda, Caterina, perché questo premio mi è giunto inaspettato. Tutto è nato dalla mia partecipazione a TV 2000, sai, la TV della CEI,
Questa canzone l'ho presentata lì ed è stata notata dal professor Natalino Monopoli, che è il presidente dell'Associazione Giovanni Paolo II, che è riconosciuta anche in Vaticano, questa associazione. E ha chiamato in studio la settimana dopo, chiedendo alla Lucia Scione, che è una giornalista, se poteva contattarmi perché gli piaceva molto quella canzone Ora parlami d'amore che avevo dedicato a Giovanni Paolo II. Da lì succede, ci sentiamo, ci telefoniamo e a un certo momento mi dice: io avrei un'idea, vorrei che questa canzone diventasse l'inno ufficiale per i festeggiamenti che si terranno nel 2020, per il centenario della nascita di Giovanni Paolo II. Quindi in tutte le nostre rappresentazioni, per noi, questa è la canzone che inizierà tutte le assemblee, i dibattiti, il tuo filmato, il tuo video. E dico: beh, mi fa piacere. Poi dopo altri 2 o 3 mesi mi arriva una comunicazione che mi dice che parlando con tutti coloro che si occupavano dell'associazione volevano consegnarmi questo riconoscimento Giovanni Paolo II. Quest'anno mi è arrivata di nuovo un'altra comunicazione in cui mi verrà consegnato il sigillo come ambasciatore di pace nel mondo. Quindi io credo che un riconoscimento così... Insomma, mi preoccupa un po' per quanto, perché non so se sono degno di una cosa così, però loro che io possa essere all'altezza di ricevere questo premio, ecco, all'altezza morale, all'altezza del sociale, all'altezza della solidarietà fatta in tutti questi anni, anche con la Nazionale Cantanti, insomma, di cui sono uno dei soci fondatori. Nazionale Cantanti, come ricordavi tu, ma anche Telethon dal 97 al 2006 e tante altre cose di beneficenza che hai fatto. E secondo me, un artista, sei veramente un artista dal cuore d'oro perché oltre a fare musica hai fatto tanto bene agli altri. Quindi, questo sigillo, secondo me, te lo meriti, in maniera proprio a pieni voti. Promosso a pieni Grazie. voti. Allora, io ti ringrazio di essere stato con noi. Guardate il salotto della diva, perché è una trasmissione che non ha tanti fronzoli e c'è una meravigliosa creatura che la presenta. Caterina Ferri. Grazie mille, troppo buono. Ti mando un bacione grande e spero, insomma, di Ciao. risentirci alla prossima. Grazie, Ciao. ciao Caterina, ciao a tutti. Grazie per essere stati qui con noi. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 15 marzo, ore 19, sempre qua al Salotto della Diva. L'ospite della prossima puntata è un autore davvero strepitoso. Non vi svelo altro, continuate a seguirci www.ilsalottodelladiva.com. Un bacione, ciao, a presto.